Riuscite a mantenere un peso stabile e adeguato? Salve, sono Luigi Graton, vicepresidente Worldwide Product Marketing Herbalife. Se non siete soddisfatti della vostra risposta al quesito della settimana, potreste aver bisogno della lezione di oggi. Parleremo di metabolismo. Per quanti di voi non sanno cos'è il metabolismo, diciamo che è il ritmo con cui l'organismo brucia calorie per consentirci di respirare, mantenere la circolazione, garantire il funzionamento degli organi e ricavare energia dal cibo. Il nostro corpo brucia calorie un po' come un'auto brucia carburante, ma come purtroppo sappiamo, le auto non fanno tutte gli stessi chilometri con un litro di benzina. Come si fa a bruciare le calorie più in fretta? Un errore comune è credere che il ritmo metabolico sia una questione genetica. Infatti, spesso diamo la colpa a metabolismo lento se non riusciamo a controllare il peso. In realtà, siamo assolutamente padroni del nostro metabolismo. Per aumentare il metabolismo serve una dieta equilibrata con proteine e poche calorie, associata a un regolare esercizio fisico, altro che un pompelmo a pasto. Le proteine aiutano a sviluppare e mantenere la massa muscolare e un apporto ridotto di calorie aiuta a ridurre il grasso. 500 grammi di massa magra bruciano circa 14 calorie al giorno e questo in stato di riposo. È vero che il ritmo metabolico rallenta un po' se si riducono le calorie. Il corpo tende a trattenere il carburante che ha se si accorge che ne arriva di meno. Possiamo però compensare questo fenomeno con l'esercizio. È dimostrato che 30 minuti di esercizio al giorno aiutano a controllare il peso e a ottimizzare il metabolismo. Provate l'infuso a base di erbe Herbalife. Una bevanda ipocalorica rinfrescante, una miscela unica di tè verde e tè nero più 85 mg di caffeina per favorire la memoria e la concentrazione. Pratico preparato in polvere istantaneo, è delizioso sia caldo che freddo. Rivolgetevi al vostro personal coach del benessere e vi illustrerà come i prodotti Herbalife possono supportare il metabolismo. Termina qui la discussione di questa settimana. Ottimizzate le vostre abitudini quotidiane per far girare al massimo il vostro metabolismo.